È stata una bella vacanza dopo un po' di tempo, neanche dopo Mondiale forse non abbiamo avuto così tanto tempo con alcuni, quindi abbiamo ripreso un po' le energie e adesso ricominciamo oggi. Tornando alla partita con Castellana, vorrei due parole su Giulio Quinaldi. Cosa hai pensato quando Cristiano ha cominciato a dargli così tante seconde lì? È impazzito Maica o eravate tutti tranquilli? No, secondo me Maica ha fatto una grandissima partita perché ci marcavano molto in posto 4, anche a centro è stato un po' smarcato Giulio Quinaldi e l'ha usato molto bene Maica, l'ha messo spesso in situazione contro mezzo muro, muro a uno, massimo muro uno e mezzo e Giulio ha messo giù delle palle molto importanti e alla fine è stato come doveva essere una partita dove abbiamo preso 3 punti. C'è un'altra partita in cui prendere 3 punti? Sì, c'è Ravenna che è una squadra che abbiamo già visto molto, molto fastidiosa, abbiamo giocato una partita non la migliore però che è bastata a prendere 3 punti a Ravenna e adesso hanno ritrovato nell'ultima partita anche Argenta che gli dà un'altra possibilità, un'altra soluzione da posto 4, un'altra soluzione da opposto, quindi è una squadra che dobbiamo stare attenti a giocare il nostro miglior pallavolo. Tu come team Aeronauti che obiettivi hai per il 2019? No, c'è un anno nuovo, di solito si scrivono gli obiettivi, avete anche di squadra, vi siete detti qualcosa, c'è qualcosa che volete arrivare in particolare? Sì, normalmente la gente lo scrive all'anno nuovo, però come nostra stagione comincia a settembre e finisce a maggio, normalmente le scriviamo prima della stagione, però mi piacerebbe ovviamente la prima cosa arrivare al Final Four di Coppa e poi mi mancano ancora la Coppa Italia e lo scudetto qui in Italia, giochiamo la Coppa Campioni dove vorrei andare avanti del gruppo, arrivare ai quarti di finale e poi qualificarmi per il Final Four dove già per un pelo non sono riuscito a vincerlo, però sono 3 fronti su cui mi piacerebbe arrivare in fondo. Questo con la Modena Volley. Ciao Tine, io chiederti cosa ne pensi di quello che ha scritto Bruno ultimamente sui social, ossia ha chiesto la possibilità di avere più pausa perché sennò gli atleti sono troppo, fanno troppa fatica durante l'anno. Ma quella è una cosa che con Bruno abbiamo parlato già l'anno scorso, che a noi atleti non ci guarda nessuno, non è che programmano le partite, pianificano tutto nel nostro bene, ci sono delle partite, delle competizioni e noi siamo quelli che dopo dobbiamo giocare molto spesso, c'è chi di più, chi di meno, chi con la nazionale di più, chi di meno, però secondo me ci sta che i giocatori ci mettiamo un po' insieme e forse in un momento, forse durante l'estate ci si trova una pausa per il recupero, perché se no dopo succede così, stanchezza dopo World League, Mondiale, giocatori nel club vengono e ci vuole un po' di tempo per riprendere tutto, arrivano degli infortuni che quando sei riposato non ci sono di solito, è una cosa sensata, buona che ci starebbe a trovare in tutto l'anno un periodo dove possiamo riposare e poi prepararci il meglio per le altre competizioni. Ravenna, che squadra è? Come si affronta? Una squadra che gioca molto veloce, con un Saita che è entrato in Italia che veramente sta cercando di giocare molto veloce. C'ha dei due centrali, uno russo e italiano che secondo me è molto bravo e nel futuro c'ha delle grosse potenzialità, con un Verges molto, un giocatore con tante esperienze e poi come ho detto posto 4 e opposto possono alternare sia Argenta come opposto o questo ragazzo di Lussemburgo
che è non so pronunciare il suo nome, Rilicki, può essere, con un Poglajen, ragazzo sloveno-argentino che sta facendo un'altra stagione molto bravo, dà delle sicurezze in banda, è una squadra che veramente può essere molto, molto fastidiosa se non la affronti aggressivo con massimo focus dal primo all'ultimo punto. Posto? Perfetto.